Scuola del Cerchio Firenze 77. Essere e divenire nell'insegnamento di Dali e del Fratello Orientale, a cura di Vitaliano Bilotta. Presentazione di Luciana Campani Setti, Mediterranee. Vi chiederete, ma era davvero necessario che in un così vasto, ordinato, giusto disegno divino dovesse esistere un capitolo tanto spiacevole per l'uomo? Tutto ciò che conduce l'uomo lontano dal suo vero destino, noi vi rispondiamo, non può che avere un sapore amaro. Tutto ciò che distoglie l'uomo dalla sua vera meta non può che portare sofferenza. Se è vero che l'uomo è chiamato a questa meta, tutto ciò che da essa lo allontana non può in qualunque modo che ad essa ricondurlo. Se l'uomo volesse con tutte le sue forze, se l'uomo ascoltasse ciò che a lui viene detto, se l'uomo si convincesse, non attraverso la cruda esperienza diretta, se riuscisse ad ascoltare le molte voci di avvertimento che sempre riceve, allora molto dolore sarebbe risparmiato, perché l'uomo non si allontanerebbe dalla meta di tutto l'emanato. Chi fosse intimamente convinto di quello che noi gli diciamo e seguisse il nostro insegnamento, non avrebbe niente da temere, perché niente potrebbe esservi nel mondo che in qualche modo potesse danneggiarlo. Ma se credete che il solo fatto di essere a contatto con queste nostre voci possa allontanarvi dagli effetti che voi stessi in precedenza avete mossi, voi siete in errore. Se credete che i nostri insegnamenti siano una sorta di rimedio alla vostra vita e che seguendoli possiate essere risparmiati dai colpi del destino e non patire più ingiustizia dagli altri, voi siete in errore. Voi potete, da quello che vi diciamo, trovare intimamente una serenità e una comprensione le quali possono aiutarvi nei frangenti della vita d'ogni giorno, ma ciò che il vostro karma richiede non può essere da noi distolto. Questi insegnamenti, i quali proclamano la giustizia del karma, non possono annullare i suoi effetti, il suo realizzarsi, il suo accadere. Non vi abbiamo attirati qua promettendovi una sorta di protezione, illudendovi in qualche modo. Una creatura che viene a noi, prima di tutto sia disposta ad essere disillusa, perché noi combattiamo l'illusione. Chi è felice nell'illusione del mondo, resti in quella. Se qua venisse, quella per prima dovrebbe distruggere. Chi credesse di poter trovare nel mondo la felicità e si sentisse dire venendo qua da noi, questa felicità non sarà mai raggiunta nel mondo o questa felicità è irraggiungibile perché la causa dell'infelicità è in te, e da queste nostre parole restasse deluso, costui non dovrebbe dare la colpa della sua delusione al nostro insegnamento, perché è molto più vicino alla liberazione colui che sa piuttosto di colui che non sa. Chi viene a noi dunque sia disposto a vedere demolite le proprie illusioni. Se avessimo voluto illudervi, molto facile sarebbe stato per noi, ma non è questo che vogliamo, di certo. Noi vogliamo che abbandoniate l'illusione, che distruggiate un vostro intimo mondo di illusioni per trovare quello che si cela nelle fondamenta, che è il mondo della realtà.